Che rapporto hai con la sofferenza? Prova a indovinare e non credo di sbagliarmi, hai un rapporto di avversione, non ti piace soffrire. Ed è naturale, ogni essere umano tende naturalmente ad allontanarsi, a evitare la sofferenza e ad andare incontro, a cercare, ricercare il piacere. In questo breve video vorrei parlare proprio di come evitare la maggior parte della sofferenza che quotidianamente proviamo. Eh sì, perché tutti soffriamo, a volte più consapevolmente, a volte meno consapevolmente, ma la sofferenza fa parte della nostra vita. Ok, prima di darti qualche spunto di riflessione, anche qualche spunto pratico, appunto, per evitare gran parte della sofferenza, dobbiamo partire da un punto che è fondamentale: definire che cos'è la sofferenza. Perché? Se per te, come per la maggior parte di noi, la sofferenza, è ogni forma di delusione, frustrazione, dolore, allora siamo destinati a soffrire costantemente e, molto di più di quello che potremmo soffrire. Perché è come dire che per evitare la sofferenza la vita dovrebbe darci tutto quello che noi vogliamo ed essere esattamente come noi vogliamo. Non vogliamo mai essere delusi, quindi le persone, le cose devono essere come noi le desideriamo. Così sono sempre contento. Devo sempre provare piacere, quindi le emozioni, cosiddette negative o indesiderate o spiacevoli come la tristezza, la rabbia, la paura, via, non le voglio. Ok? Non devo avere mai una frustrazione. Ogni mio obiettivo, ogni mio bisogno deve essere realizzato, come avere il genio della lampada. Tac! E tutto deve funzionare come io voglio. Ecco, la maggior parte di noi pensa che per non soffrire più dovrebbe avere questo tipo di vita, la vita perfetta. E questa è l'origine della maggior parte della sofferenza che ci creiamo, ci autogeneriamo. Perché vivere in quest'illusione è la forma di sofferenza più grande. Non saper stare al mondo, come si dice, non saper affrontare la vita che invece ha una sofferenza che è naturale. Qual è la sofferenza naturale? Per esempio, la frustrazione. Non ottenere subito. E a volte non ottenere quello che vogliamo. Noi pensiamo che la frustrazione sia dannosa, non la reggiamo, non la sopportiamo. Invece la frustrazione ha un valore evolutivo incredibile. Ogni volta che tu vuoi qualcosa e non riesci a raggiungerla, cresci. La vita ti sta dicendo: impara, crea nuove strategie, evolvi. Un bambino, e anche tu sei stato un bambino o una bambina, cresce grazie alla frustrazione. Cade e impara a rialzarsi, prova a camminare, perde l'equilibrio e non si arrabbia. Riprova, riprova. Noi perdiamo questa capacità, di apprezzare la frustrazione. Chiamiamolo così, lo schema delle 3A, che tu possa ricordare facilmente. Per capire qual è invece la sofferenza inutile, la sofferenza che crea la nostra mente. Perché noi non soffriamo mai per ciò che accade. Ciò che accade può procurarci un dolore, ma il dolore anch'esso è naturale e anch'esso ha un valore evolutivo. Fisicamente lo sappiamo bene. Se ora io tagliassi il mio dito, sentirei dolore, non sento piacere. Perché sento dolore? Perché il mio corpo invia al mio cervello uno stimolo che mi fa dire c'è qualcosa, bada bene, di cui prendermi cura per ritornare in equilibrio. Quel dolore sta a indicare che c'è una ferita, c'è una perdita di sangue, quindi che devo attivarmi per ritornare in equilibrio. Tutto il dolore naturale, psicologico, ha la stessa funzione. Quando si crea una ferita psichica dentro di me, provo dolore, ma quel dolore non è qualcosa da rifuggire
o da voler eliminare, perché quel dolore mi salva la vita, quel dolore mi sta dicendo c'è una ferita dentro di te di cui prenderti cura. Quindi se sono disposto ad ascoltare quel dolore, a disinfettare la mia ferita e a farla cicatrizzare, sicuramente, certamente, quel dolore scomparirà e in più io ritroverò un nuovo equilibrio più funzionale. E allora, se non è dolore, non è frustrazione, da dove nasce invece la maggior parte della sofferenza che proviamo? E qui ti do lo schema delle 3 A. Spero che ti sia utile, l'ho sintetizzato così perché, ripeto, tu possa ricordarlo bene. Prima A, anticipazione. La nostra mente ci tortura con cose di cui ci preoccupiamo, cose che non esistono. Anticipa gli eventi. Quindi noi iniziamo a soffrire per qualcosa che molto probabilmente non arriverà mai. Come disse Mark Twain, nella vita ho avuto un sacco di problemi, la maggior parte non è mai accaduta. Molti dei problemi, la maggior parte dei problemi, sono un'anticipazione di cose che riguardano il futuro, potranno succedere, forse accadranno, mi preoccupo, e questo non mi fa occupare invece della mia vita. E soffro. Quindi tieni d'occhio ogni volta che la tua mente anticipa. Renditi solo consapevole. Quello a cui sto pensando riguarda ora il presente? No, allora è un'anticipazione. Prima A, anticipazione. Seconda A, avversione. Avversione, non voglio, rifiuto. Ok? Le cose accadono, ma io non voglio che accada questo. Ho l'incapacità di reggere la frustrazione, di reggere che la vita può essere spesso diversa da come io la vorrei. Avversione può essere addirittura, e qui proprio la sofferenza massima, a cose già accadute. Non vorrei che fosse successo quello che è già accaduto. Cioè, è andato male un esame, non sarebbe dovuto andare male. È già un intreccio mentale, non sarebbe dovuto andare male. Quindi attenzione a questo. Qui il rimedio è semplice: vedere le cose per quello che sono. Quindi se un fatto è accaduto, è fatto, è accaduto. E perlomeno non opporre resistenza, farci la pace. Iniziare a vedere che quella cosa è andata male, quella relazione è finita. Ho perso il lavoro, parlo di cose importanti, ma qualunque cosa essa sia, rimanere a rifiutare provoca sofferenza inutile. Reagire, agire per cercare di fare qualcosa, invece ti porta fuori dalla sofferenza. Accettazione al posto di avversione. Ultima A è l'attaccamento. Quanto siamo attaccati alle nostre idee, al nostro punto di vista, alle nostre relazioni. Quante cose non vogliamo mollare, e non mollare nulla vuol dire stare fermi. La maggior parte delle sofferenze psichiche derivano dalla stagnazione, quando l'energia psichica non circola più, quando non riesci più a sentirti nel flusso della vita, non senti più che ti stai esprimendo, non senti più che ti stai conoscendo, sei fermo, perché hai tutte queste zavorre, il mio modo di pensare, il mio modo di essere, quello che io penso, quello che io voglio. Attaccato ad ogni minimo desiderio, idea, persona, relazione, sto così, ok? E così sto fermo, stagnazione. In questo caso prova a riconoscere che cos'è che ti zavorra, che cos'è che ti mantiene fermo. Di solito tendiamo a rispondere è l'esterno, è qualcosa, è qualcuno.
C'è sempre qualcosa o qualcuno che mi impedisce di esprimermi, di vivere. Arrivano tanti messaggi e quando hai un marito, che quando la tua famiglia ti... quando prova a rivolgerti all'interno, perché forse se pensi che tuo marito ti sta impedendo davvero di vivere, di esistere, perché sei attaccata a quella relazione, se davvero è così, perché sei attaccata a quella sofferenza che provi in quel momento, molla, lascia andare. Quindi, sinteticamente, ricorda le 3 A. Prova per qualche giorno a pensare a queste 3 A. Anticipazione, avversione, attaccamento. E semmai scrivi quale di queste 3 riconosci più nella tua vita che ti procura questa bella sofferenza inutile. Spero che questo video ti sia utile, che davvero questa riflessione e questi antidoti possano darti qualcosa. E noi ci vediamo la prossima volta.